Casorati Felice, nasce a Novara, il 4 dicembre 1883. Apre nel suo studio di Torino la Scuola di Casorati, luogo di insegnamento per giovani artisti. Con i suoi allievi espone nel 1929 alla mostra Casorati fra i discepoli. Nel suo ruolo di insegnante forma artisti come Francesco Menzio, Carlo Levi, Gigi Chessa e Jesse Boswell, che in seguito entreranno a far parte del gruppo dei Sei Pittori di Torino. Nel 1924 tiene una mostra personale alla Biennale di Venezia, accompagnata da un saggio di presentazione del critico d'arte Lionello Venturi. Nel 1925 figura tra i fondatori della Società di Belle Arti Antonio Fontanesi, con lo scopo di promuovere mostre di artisti italiani e stranieri dell'Ottocento e contemporanei. Tra il 1923 e il 1925 realizza il progetto di recupero del Teatro di Torino con Gigi Chessa e Riccardo Gualino. Da quest'ultimo riceve l'incarico di decorare un piccolo teatro privato in via Galliari assieme all'architetto Alberto Sartoris. Viene chiamato dalla storica dell'arte Margherita Sarfatti per partecipare alle mostre del Novecento italiano nel 1926 e nel 1929, si mantiene tuttavia autonomo rispetto a questo movimento artistico. Nel 1930 sposa la britannica Daphne Mom, che frequentava la sua scuola dal 1926. Nel 1935 lo studio di Casorati ed Enrico Paolucci ospita la prima mostra collettiva d'arte astratta italiana, comprendente opere di Licini, Melotti e Fontana. Riceve riconoscimenti ufficiali alle grandi esposizioni di Parigi, Pittsburgh e San Francisco alla fine degli anni 30. Casorati Felice, si spense a Torino, il 1 marzo 1963.